Buonasera e bentrovati con una nuova puntata di Occhio Oltre la Cronaca. Le cronache economiche ed industriali abruzzesi ci parlano dell'automotive come di un settore che giustamente traina il PIL di questa regione e vanta un mercato europeo ed internazionale di assoluto rispetto, di assoluto livello. Una filiera che conta oltre 25.000 addetti, di cui 20.000 nella sola provincia di Chieti. Allora è normale, quasi automatico, che il pensiero corra alla Val di Sangro, ad Atessa, all'ex Seve. Eppure il pensiero dovrebbe correre anche ad un'altra vallata, tutta teramana, ugualmente significativa per la produzione del settore automotive della nostra regione. Una vallata però su cui i riflettori si accendono sempre meno e se e quando si accendono rivelano lo stato di abbandono di quell'area industriale e l'inconsistenza di fatto delle promesse fatte in tutti questi anni dalla parte politica e delle istituzioni. Allora il nostro viaggio insieme questa sera con Occhio Oltre la Cronaca ci porterà proprio in quella vallata, lì dove la cartellonistica stradale ci indica la zona industriale di Villa Zaccheo, ma per noi questa sera sarà andare nella Valle del Tubo. Purtroppo constatiamo l'abbandono o il semiabbandono da parte della politica per quanto riguarda il polo produttivo, dove risiedono grandissime aziende metalmeccaniche e non. Sono cose abbandonate già da anni, che già da anni ne parliamo, ne continuiamo a parlare, ma niente cambia. I principali problemi sono la scarsa manutenzione. La nuova sede di Aera, azienda che produce veicoli elettrici, sorgerà a Mociano Sant'Angelo all'interno dell'area ZES. La provincia di Teramo è l'unica provincia sprovvista di mezzi pubblici per raggiungere le aree industriali. Questa non è l'unica area industriale, ma non ci sono mezzi pubblici a raggiungerne una. L'ARAP sta portando avanti dei lavori, ha dato già evidenza del fatto che alcuni sono stati fatti e alcuni altri li ha messi in cantiere. Un'azienda del tutto made in Italy che darà lavoro a circa 500 persone. Dico, nel 2024, segretario, può esistere un'area industriale senza neanche le fognature? Secondo me non può esistere. È una zona che non interessa a nessuno dal mio punto di vista. L'abbiamo parlato sempre con la politica, abbiamo anche fatto dei tavoli morti là. Siamo una piccola realtà, ma siamo una realtà. È una realtà che va protetta, che va coccolata, perché credo che diamo dei posti di lavoro e diamo da mangiare a tante famiglie. Qui la politica si fa vedere quando c'è una crisi e quando c'è un'elezione, nel mezzo sono abbandonati. Nel mezzo rimane l'erba, come diceva il famoso proverbio africano, quando due elefanti combattono chi rimane a terra è l'erba. Non a caso questa si chiama Valle del Tubo, non a caso questa si chiama Valle del Tubo, sono loro, cioè sono imprenditori che la chiamano così. Nascerà mai un polo automotive delle aziende della Mane, come avviene nel Chietino? Non credo, con la mentalità che abbiamo qui non credo. Se marchi automobilistici del calibro della Ferrari, Lamborghini, Maserati si servono delle aziende terziste della Valle del Tubo, evidentemente un motivo c'è. C'è un motivo, no? Se marchi automobilistici del calibro di Maserati, Ferrari, Lamborghini scelgono le ditte terziste della Valle del Tubo, Teramana, Castellalto, un motivo ci deve essere, lo sanno bene i lavoratori di quelle ditte, di quell'area industriale, un'area che, lo ricordiamo, si trova nella zona di Castellalto, scorre parallela alla Teramomare e dista meno di 3 km dal casello autostradale dell'A14 a Mociano Sant'Angelo. Un motivo che però evidentemente si è scontato per i lavoratori che ben conoscono la qualità e il know-how del livello di chi lavora appunto e delle ditte che ci sono in quella
Valle del Tubo sfugge dai radar della parte pubblica che puntualmente sembra non ascoltare quelle che sono l'urgenza di servizi, infrastrutture e tutta una serie di richieste che arrivano dai lavoratori e dagli imprenditori della Valle del Tubo. Noi questa sera queste problematiche vogliamo che voi le possiate ascoltare direttamente appunto dai lavoratori e da coloro che sono i titolari di quelle imprese che nonostante tutto continuano a resistere, a investire. Purtroppo constatiamo l'abbandono o il semiabbandono da parte della politica per quanto riguarda il polo produttivo, dove risiedono grandissime aziende metalmeccaniche e non. I principali problemi sono la scarsa manutenzione, che è quella che noi puntualmente segnaliamo, è una scarsa manutenzione che è praticamente inesistente, in quanto ci ritroviamo puntualmente a percorrere questa strada piena di buche, completamente un verde che comunque non è curato, manca la segnaletica orizzontale, tutti i giorni puntualmente circa 1500 lavoratori che transitano su questa strada sono costretti proprio a fare i conti con questi problemi. Anche l'illuminazione latita in questa zona industriale. L'illuminazione è scarsa, anche se ultimamente sono stati fatti degli interventi con dei LED che hanno sistemato, ma è migliorata quindi adesso la situazione rispetto a un anno fa? Come illuminazione qualcosina è migliorato, però ripeto, quello che manca è proprio un marciapiede, per dire, no? Cioè un lavoratore che a pausa pranzo va a mangiare al ristorante più vicino è costretto a camminare in mezzo alla strada proprio perché priva di marciapiede. Quando parliamo di problematiche legate alle infrastrutture, di cosa parliamo? Parliamo di una strada messa male, continuamente senza illuminazione, senza parcheggi per quanto riguarda i trasporti, che possa essere sia i camion sia qualsiasi altro tipo di trasporto pubblico, e anche una mancanza di manutenzione in generale. Sono raccontati in questa zona tanti incidenti a ridosso delle rotonde che spesso ecco poco visibili. Esatto, e se proprio ci avete fatto caso, proprio la prima rotonda che c'è proprio all'ingresso non è per nulla visibile la strada perché è piena, sembra una foresta. Il biglietto da visita per chi arriva, tra l'altro sta arrivando un camion dietro di noi e possiamo pure osservare questo camion che adesso si accinge a girare, praticamente chi viene da sinistra non vede assolutamente niente, quindi oltre ad essere brutta da vedersi è anche pericolosissima. Anche perché c'è una vegetazione davvero incolta che copre la visuale per chi arriva da Teramo, dalla superstrada e quindi teoricamente dall'autostrada. Sì, poi tra l'altro non è cambiato niente dal famoso reportage che abbiamo fatto nel 2021 dove parlavamo della stessa rotonda che nel frattempo non è che abbia diminuito la sua altezza, ma anzi è cresciuta visivamente ancora di più rispetto a prima, quindi sono cose abbandonate già da anni ne parliamo, ne continuiamo a parlare, ma niente cambia, questo dovremmo chiederlo a chi si occupa della vegetazione a Villa Zaccheo, perché non cambia, fino a quando non ci succederà qualcosa di grave, veramente qualche incidente grave, che non è in particolar modo è già accaduto, parecchi incidenti sono accaduti in questa zona, sia con i motorini, con scooter, ma anche con le macchine, perché poi i lavoratori che escono con questa strada che stiamo vedendo che è piena di buche, sembra il tagadà quando cammini, oltre a rimetterci lavoratori, gomme, ammortizzatori, spesso ci sono state anche delle forature, perché qui è un cantiere aperto perché stanno costruendo in parecchie aziende, quindi è una zona industriale veramente all'abbandono, l'abbandono totale. Non è dello stesso parere. L'ARAP qualcosa ha fatto, ma cosa? Ha fatto le luminarie, ovviamente la strada, io non so
che dire sulla strada, sull'asfalto, se è compito dell'ARAP o di qualcun altro. Parliamo della banda larga, parliamo delle fognature, il solito discorso che ce lo tiriamo dietro da 3-4 anni a questa parte. Torniamo a specificare, segretario, quando parliamo di banda larga, vogliamo dire che ci sono aziende che si mettono insieme a mo' di colletta per poter pagare i costi della banda larga? E questo è aberrante, questa cosa qua. Tre aziende si sono messe insieme per far funzionare la banda larga quando dovrebbe essere interesse di tutta la collettività, delle istituzioni, dell'ARAP, di tutti quelli che hanno a cuore questa zona industriale, in particolar modo il sindaco di Castellaldo. Ricordiamo che qui ci lavorano più di 2000 persone in questo indotto. Che arrivano da tanti comuni, dalla montagna, arrivano da tutte da le parti. E dalla costa. E dalla costa, anche dall'entroterra. E quindi sono persone che ogni mattina si svegliano e magari devono svegliarsi anche un'ora prima per cercare di trovare un parcheggio per l'auto, perché non riescono a trovarlo e quindi devono adattarsi ad un orario diverso rispetto a quello standard che dovrebbe fare un metalmeccanico, appunto per trovare un parcheggio. Una problematica riguardante i parcheggi, anche perché è un'azienda che si sta ingrandendo e non ci sono più spazi per le auto. Si dovrebbe trovare un luogo dove poter parcheggiare con trasporti pubblici e poter arrivare anche al lavoro. Io credo che non ci sia una esatta conoscenza di quello che è il territorio. Noi invitiamo il presidente Marsilio a farsi un giro in quest'area. Innanzitutto lo invitiamo a fare questo senza Google Maps, senza navigatore, ad arrivare dalla regione Abruzzo fino a quest'area industriale e vedere esattamente quali sono le indicazioni che lui potrà trovare per arrivare fin qua e qual è esattamente lo stato delle strade per arrivare fino a quest'area industriale. I lavoratori lamentano ad esempio l'assenza dei trasporti pubblici a servizio dei lavoratori e delle lavoratrici, appunto, che frequentano quotidianamente quest'area, cosa che invece da Tessa c'è. Sì, attenzione, perché la provincia di Teramo è l'unica provincia sprovvista di mezzi pubblici per raggiungere le aree industriali. Questa non è l'unica area industriale, ma non ci sono mezzi pubblici a raggiungerne una. Ma si può accettare nel 2024? Ma assolutamente no, anche perché noi è evidente che abbiamo un problema, e poi è esattamente contraddittorio, qui abbiamo un problema in tutte le zone, qui abbiamo un problema di parcheggi, di custodimento dei parcheggi, perché c'è anche questo problema, e però non ci sono trasporti pubblici, ma è evidente rispetto anche a quello che noi vogliamo fare. Noi parliamo... Anzi, ci sono lavoratori che hanno subito dei furti per auto lasciate in zone non protette, non custodite. Assolutamente sì. Come a Castelnuovo. Come a Castelnuovo, in un'area di fatto anche lì pubblica, gestita da un consorzio pubblico. In quel caso alcune lavoratrici hanno subito dei danneggiamenti importanti alle loro autovetture, ma qui non c'è soltanto il problema del danno, qui c'è anche il problema della paura. Della sicurezza, perché io non posso uscire dalla mia fabbrica e avere paura di incontrare magari il folle che magari mi aggredisce o che vuole. C'è bisogno di sicurezza in più, c'è bisogno appunto di unire i lavoratori, metterli insieme su un trasporto pubblico affinché possano scendere e iniziare la loro attività lavorativa, magari anche riducendo il rischio di incidente, no? In itinere. No, ma poi si parla tanto di mobilità sostenibile. Ovviamente, cosa che in questo momento evidente non c'è. I lavoratori e le lavoratrici di questa zona lamentano una profonda ingiustizia rispetto a quello che invece è un servizio garantito ai colleghi della Val di Sangro, penso all'ex Sevele di Atessa, ad esempio il servizio di trasporto pubblico legato proprio alla partenza e all'arrivo dalle aree industriali, perché qui manca? Manca qui perché non c'è volontà, ripeto, come prima di tutti, c'è una zona che non interessa a nessuno dal mio punto di vista. L'abbiamo parlato sempre con la politica, abbiamo anche fatto dei tavoli morti là, ma non c'è proprio interesse su questa zona, non riesco a capire il perché. Questo proprio non lo riesco a capire, perché è una zona industriale del genere, che comunque tradizionali, comunali e regionali, dà dei soldi pure dei lavoratori alle istituzioni, porta lavoro, noi siamo la seconda vallata dopo quella della Val di Sangro più grande del settore automotive, cosa che non hanno né Pescara né L'Aquila né altre province quello che abbiamo noi. E quello che ci tocca pure segnalare, penso che sia anche una cosa, un disservizio, è proprio quello della mancanza anche di fognature, quindi le aziende sono costrette ogni di tot in tot a chiamare una ditta Spurgo che si occupa di svuotare le vasche. Quindi a spese della ditta?
tutto a spese dell'azienda, che comunque puntualmente sappiamo che ogni anno pagano un canone al consorzio che si dovrebbe occupare della gestione di queste strade. La filiera automotive in Abruzzo conta oltre 25.000 addetti, di cui 20.000 nella sola provincia di Chieti, 8 miliardi di fatturato e produce il 55% di export dell'intera regione Abruzzo. Se i riflettori sono puntualmente sulla Val di Sangro, altrettanto puntualmente si spengono sulle aree industriali teramane, in particolare sulla Valle del Tubo, qui a Villa Zaccheo. Incidenti stradali, danneggiamenti alle auto dei lavoratori, assenza di parcheggi, zero fognature, carenza di spazi, assenza di trasporti pubblici da e verso l'area industriale e ancora manutenzione stradale inesistente, fibra che le aziende si garantiscono autonomamente, una rotonda d'ingresso dove la visibilità è completamente azzerata, mezzi pesanti che spesso danneggiano le autovetture in sosta, segnaletica stradale orizzontale fantasma, scarsa sicurezza di notte tra mezzi in transito e cani randagi a spasso. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Problematiche puntualmente segnalate nel corso degli anni, ma puntualmente disattese. Taglia la testa al gallo se ti becca nella schiena. Taglia la testa al gallo se ti becca. Taglia la testa al gallo se ti becca nella schiena. Taglia la testa al gallo se ti becca. Abbiamo voluto colmare anche questo vuoto. Era come se la presenza della industria dell'automobile in Abruzzo fosse quasi un accidente, invece è una presenza strutturale, costante ormai da 40 anni, che fa buona parte del prodotto interno lordo e delle esportazioni della nostra regione. La classifica come una regione industrializzata, perché la percentuale di PIL prodotto dall'industria in Abruzzo è praticamente pari, se non superiore, a quello della media nazionale, quindi possiamo paragonarci alla struttura socio-economica delle grandi regioni del nord, e di questo l'Abruzzo deve assumere piena consapevolezza. La scelta di organizzare questo forum insieme per iniziativa del Polo dell'Innovazione dell'Automotive, che ringrazio per aver saputo mettere in piedi questo evento, va esattamente in questa direzione. Nel cuore dell'Abruzzo, in provincia di Chieti, c'è l'Automotive and Mechatronic Valley, ovvero la Val di Sangro, oggi realtà e un'opportunità anche nel futuro. Un elemento che comunque deve accenderci il campanello d'allarme sono sulle infrastrutture, perché continuiamo sempre a fare convegni, forum e poi ci troviamo zone nel nostro territorio inteso come Regione Abruzzo, che comunque non hanno illuminazione, non hanno strade adeguate, non hanno fognature, hanno carenze di acqua in alcuni momenti, e continuiamo ad avere il problema dei trasporti sia su rotaia che su navi, quindi sui porti, e su quello siamo in enorme ritardo. L'Abruzzo avrebbe... Dimmi. L'ultima volta che lei ha messo piede a Villa Zaccheo, se la ricorda? Sì, assolutamente sì, stavamo facendo una manifestazione proprio sulla Valle del Tubo. Voi avete paura come lavoratori, che alla fine le aziende, alcune delle quali molto molto importanti anche a livello internazionale, decidano prima o poi di abbandonare quest'area? Certo, noi come lavoratori abbiamo paura, certo che abbiamo paura. Come lavoratori non pensiamo che sia corretto vivere questo disagio per venire tutti i giorni a lavorare. Non pensiamo che soprattutto sia un disagio arrivare qua alle 2 per dire che c'è comunque il cambio turno tra tutti i lavoratori e non trovare un parcheggio. Cioè siamo costretti magari a fare strada, metri su metri di strada con la macchina, a girarsi intorno per non trovare un parcheggio. L'assenza di mezzi di trasporto pubblici che servano questa area, come la vede? Questo è un altro problema che abbiamo cominciato a segnalare, cioè si parla tanto di risparmio energetico, si parla di tutte queste cose, però qui alla fine siamo costretti ogni lavoratore a prendere la propria macchina per venire al lavoro, non c'è un mezzo di trasporto che permette di
prendere i lavoratori in ogni parte, magari viene qua in alcune fasce orarie, permettere al lavoratore di recarsi al lavoro con un mezzo di trasporto. Qui non arriva nessun autobus? No, mai visto l'ombra di nessun autobus in questa zona. Vi sentite di serie B rispetto ai colleghi che lavorano in area industriale d'Abruzzo? Noi ci sentiamo di serie B, certo, ma vorremmo che questa situazione, cioè, cambiasse, perché non è possibile per noi affrontare ogni giorno questi disagi, cioè non pensiamo che sia corretto. Ma lei che idea si è fatto rispetto alle differenze che ci sono tra Valle del Tubo, Villa Zaccheo e Atessa? Sì, guarda, un'enorme differenza. Io la prima volta che sono venuto sulla Valle del Tubo ho visto un'area industriale un po' lasciato all'abbandono. Ne ho parlato anche con quel mio collaboratore del Teramano e ho visto un'area industriale dove è carente un pochettino delle situazioni basilari. Se noi continuiamo a parlare di green, continuiamo a parlare di questo che sappiamo che avverrà nel 2030, cambio di passo tra l'endotermico e l'elettrico, e poi ci troviamo nelle zone industriali come il Teramano, che dicevi giustamente tu, è una nicchia, è una cenerentola sia per la posizione e per tutto, è lasciato troppo all'abbandono. Rispetto alla nostra Val di Sangro, che comunque ha delle carenze, delle problematiche, voi state molto molto indietro. Un tema importante e fondamentale che noi abbiamo portato avanti qui in Val di Sangro sono i trasporti. Non nego che non abbiamo dei problemi anche qui, però andiamo, diciamo, a ricucire man mano che capita. Comunque abbiamo un trasporto pubblico locale che permette alle persone che si tutti i giorni dall'entroterra vengono a lavorare in Val di Sangro, e parliamo di un 15.000 persone, quindi un'area molto importante. Abbiamo dei collegamenti con la vicina Molise, perché ci sono tantissimi molisani che vengono a lavorare nella nostra area industriale, però c'è un nucleo, una rete che funziona. Il lavoratore può decidere se viaggiare con l'autobus o viaggiare con macchine, mettendosi d'accordo più colleghi di lavoro. E da quello che mi risulta invece sul Teramano, sulla Valle del Tubo, questo non c'è, non avete la possibilità di decidere come viaggiare. E nel 2024 non si può lasciare un'area industriale in questo stato. Non fosse anche perché le piccole aziende sono quelle che in questo momento stanno soffrendo maggiormente, perché così come abbiamo avuto delle difficoltà tutte le famiglie italiane con gli aumenti che ci sono stati, rincari dell'energia, del gas e dell'acqua e dell'inflazione, così l'hanno avuto anche le aziende. E se l'azienda viene lasciata sola, come pensiamo che nel prossimo futuro, dove non nascondiamoci che diciamo con l'endotermico che andrà in conclusione, non ci saranno, non andrà in dolore, ci saranno posti di lavoro che si perderanno. Ormai tutti ci stanno dicendo che lavorare sull'elettrico rispetto all'endotermico ci vuole il 30% di manodopera in meno. Ovviamente oggi non sappiamo le attività che nasceranno, sicuramente ne nasceranno altre, ma dobbiamo essere oggi bravi a intercettarli. Se abbiamo un'area industriale forte, al passo con i tempi, che digitalizzata, con dei trasporti positivi, con delle possibilità, possiamo anche pensare che ci saranno imprenditori che vogliono continuare a investire sul nostro territorio e rimanere fortemente sul nostro territorio. Franco, tu da dove arrivi ogni giorno per lavorare in PCM? Momentaneamente da Teramo, però sono originario della montagna, zona Cortino, quindi ho fatto anni e anni la spola tra Cortino e Villa Zaccheo, che sono comunque molti chilometri tra andata e ritorno. E a Teramo non c'è nessun servizio pubblico che vi faccia avvicinare a Villa Zaccheo? No. Che è un paradosso un po' nel 2024. Esatto, è un paradosso. Almeno dovrebbe esserci delle comunicazioni, dei trasporti per quanto riguarda almeno tra le grandi città e i poli produttivi. Come avviene da Tessa? Esatto.
Quindi perché da Tessa in Val di Sangro succede e qui invece perché no? Perché lì ci sono investimenti e c'è un'attenzione politica per quanto riguarda determinate problematiche dei lavoratori e delle aziende. Secondo lei Villa Zaccheo è stata sfruttata a livello politico per passerelle solo politiche? Purtroppo devo ammettere che è stata sfruttata solo come passerelle, come si ricorda del polo di Villa Zaccheo solo in campagna elettorale. E si attende sempre che ci siano dei risultati, ma ad oggi purtroppo devo constatare che non c'è stato ancora nulla. Quindi quando diciamo che per la regione Abruzzo in realtà l'automotive che conta è solo quello del Chietino, sbagliamo o esageriamo? A parole diciamo che vale anche quello di Termo, ma nei fatti purtroppo il Chietino si dimostra sempre più supportato rispetto al Teramano. Da Tessa, tramite un confronto tra sindacati e privati, i lavoratori sono riusciti ad avere a disposizione un servizio di trasporto pubblico, per quanto abbia ancora ampi margini di integrazione e miglioramento. Ma almeno qualcosa a servizio del polo automotive lì sembra esserci, e a Villa Zaccheo e nelle altre aree industriali del Teramano? Bella domanda, bella domanda. Dov'è il trasporto pubblico qui? Non esiste? Quindi... Cioè siamo indietro quanti anni luce? Moltissimo, guardi, moltissimi. Io in Messico ho visto che le aziende all'uscita dei lavoratori hanno pullman e pulmini che portano i lavoratori verso le loro case, no? Qui non succede, non c'è la filosofia, non ci sono i servizi. Le aziende potrebbero anche contribuire a questo tipo di discorso. Sì, in parte sì. Si eviterebbero tante macchine in giro. Creare aree di parcheggi, io ho dovuto creare delle aree di parcheggi, passando dalla superstrada si vede il parcheggio che abbiamo creato sul nostro territorio, quindi meno inquinamento, meno consumo di benzina e forse più sicurezza per i lavoratori. Che avete appena ascoltato è l'imprenditore siciliano adottato ormai dalla regione Abruzzo, Giuseppe Fresta, il titolare, il CEO della PCM Italia, che appartiene al gruppo PCM System. Questa azienda esiste a Villa Zaccheo, pensate, da quasi 3 decenni, dà lavoro a 180 lavoratori, quindi sostiene, di fatto sostenta 180 famiglie, e presto assumerà 30 operaie donne chiamate a fare una produzione certosina all'interno del nuovo stabilimento della PCM4. Pensate che quando il dottor Fresta ha aperto la PCM a Villa Zaccheo non c'era nessuna strada e pascolavano ancora le pecore. E credere in questo territorio che mi ha ospitato 27 anni fa, dove ho trovato bene o male la mia casa, e quindi io ci credo fortemente, credo in questo territorio, negli uomini che lo fanno, e quindi di conseguenza, come mi hanno fatto crescere per 27 anni con la PCM, per quello che oggi è, credo ancora di dargli fiducia a loro come loro mi danno fiducia a me. In questo la burocrazia è vicina alla voglia di rimanere su questo territorio e di continuare a investire come sta facendo lei con la PCM? Guardi, noi facciamo parte di un gruppo che si chiama PCM System. Sono state scritte in questo momento su varie testate giornalistiche delle fantonie, no?
sul nuovo stabilimento che sta venendo fuori in questi mesi, che stiamo costruendo in questi mesi. Tipo che abbiamo fatto l'accordo con sindacato. Non è vero che abbiamo fatto l'accordo con sindacato per fare lo stabilimento, ma abbiamo fatto un accordo di secondo livello col sindacato. Perché con sindacati, ancora i sindacati imprenditori non credo che esistano in Italia. Si fanno gli accordi e gli accordi di secondo livello sono stati fatti, l'abbiamo fatto, ma per tutta la PCM, non solo per lo stabilimento. Quindi noi abbiamo, come PCM System, abbiamo 7 aziende in tutta Europa. Abbiamo aziende in Germania, abbiamo aziende in Portogallo, in Romania, in Bulgaria e 3 aziende in Italia. Le posso dire una cosa, la PCM in questo momento come azienda del gruppo è la numero uno, non perché la guido io, perché un po' la nostra forza del territorio e dei miei uomini che mi hanno portato a essere in questo momento, diciamo, la capogruppo di PCM System, come risultati. È una delle aziende simbolo di quella fetta di automotive che ha sede qui in provincia di Teramo, però molti ne parlano come la Cenerentola d'Abruzzo rispetto a quell'automotive che fa subito pensare al Chietino, all'ex Sever, è così? Non lo so se forse siamo quello che dice lei. Noi nel nostro piccolo siamo stati sempre un'entità che ha lavorato non solo per l'Italia, ma il nostro fatturato, la maggioranza del fatturato va in giro per l'Europa, quindi il nostro core business in questo momento, ancora oggi, è il silenziamento, quindi noi facciamo parti stampate di corpi lamierati che poi vanno assemblati nell'exhaust, quindi dal collettore fino alla parte finale della marmitta, quella che noi generalmente chiamiamo marmitta. Credo che rispetto al comparto di Castel di Sangro, di Val di Sangro, noi siamo molto più piccoli, siamo stati sempre messi un po' in disparte. Anni fa abbiamo portato qui, anche per la presenza di PCM, le Best Packer, quello che oggi è Purem, che è un'altra entità della Valle del Tubo, come voi chiamate, è una grande entità, è un mio cliente, è il miglior cliente di PCM e del gruppo PCM System, con i vari stabilimenti in tutta Europa e nel mondo. Siamo una piccola realtà, ma siamo una realtà, è una realtà che va protetta, che va coccolata, perché credo che diamo dei posti di lavoro e diamo da mangiare a tante famiglie. Niente canzoni, niente perché, oggi non c'è da dire niente, niente per niente, ecco com'è, che funziona quotidianamente. Come gli addetti, anche gli imprenditori della Valle del Tubo chiedono più infrastrutture e più servizi. A Villa Zaccheo, ad esempio, manca la fognatura. Le aziende spendono anche fino a 80.000 euro l'anno, se non di più, per il servizio. Sono le infrastrutture quelle che fanno crescere le aziende, oltre al pensiero dell'imprenditore, perché l'imprenditore può avere una visione, può avere la sua pazzia, perché oggi investire è anche essere un po' matti. Parliamoci chiaro. Le infrastrutture non ci stanno dietro. Le faccio un esempio. Noi siamo in una zona industriale. Quando siamo arrivati noi 27 anni fa qui, non c'erano le strade. Le strade erano strade di terra. Dovevamo fare la cimcana in mezzo alle buche, perché quando pioveva, forse, non so se uscivi da una fossa di acqua. Oggi abbiamo l'uscita sulla superstrada, qualcuno dice: ah, siete stati in una zona industriale dove avete l'uscita sulla superstrada, siete a un passo dalle autostrade. Sì, abbiamo avuto anche i nostri
i nostri trascorsi, la fibra ce la siamo autotassata. Per avere la fibra in questa zona abbiamo dovuto portarla noi, spendendo dei costi. Alcune aziende qui ancora non hanno la fibra. Ma si può accettare nel 2024 questa situazione? Ma non lo deve chiedere a me, lo deve chiedere a chi oggi ha in mano la zona industriale di Villa Zaccheo. Lo deve chiedere a loro. Le promesse e le premesse per migliorare ci potrebbero essere. Ci dicono che dovrebbero arrivare dei soldi da stanziare qui per fare le fognature, per fare la fogna nera. Hanno comunque fatto parzialmente l'illuminazione, non tutte le strade sono illuminate. Sento di dover particolarmente condannare l'atteggiamento dell'ARAP. L'ARAP sta portando avanti dei lavori, ha dato già evidenza del fatto che alcuni sono stati fatti e alcuni altri li ha messi in cantiere. Onestamente non penso che questo possa incidere poi a tal punto da dover far decidere ad un'azienda, ad una multinazionale di cambiare la propria strategia in base a questo. Certo, in passato alcune cose sono state, le aziende se ne sono accollate proprio perché non erano a disposizione, ma io credo che oggi questo problema sia in fase di risoluzione, semmai ci fosse stato. Banda larga pagata dalle aziende in cooperativa, aziende senza fognatura, questo secondo lei non pesa? Questo possiamo dire che ha pesato, ma quello che noi oggi sappiamo bene, perché noi abbiamo un filo diretto con l'ARAP, noi sappiamo bene che oggi tutto questo è in via di risoluzione. Certo, lo stiamo aspettando. Lo stiamo aspettando noi in primis, ma sappiamo e abbiamo ricevuto delle forti rassicurazioni da parte dell'ARAP per questo, quindi non ci sentiamo di doverli richiedere in maniera più forte e più decisa di quanto non è già stato fatto. E posso chiedere quanto spende per il servizio di fognature che non c'è? Guardi, tanto, tanto. Noi portiamo via circa 40.000 litri di fogna nera, in ogni 10 giorni. Quindi è un costo elevato, Abbiamo da parte di ARAP un'apertura verso il comparto di Sant'Alto per andare a scaricare lì, ma generalmente non ci andiamo mai perché bisogna rispettare i tempi, non deve piovere, ha i giorni prestabiliti, è una cosa impossibile. Quando si riempie la fogna non hai il tempo di dire scusa, posso venire a togliere e mettere nel depuratore, quindi paghiamo alle ditte specializzate per portarla via. Ma non sono solo io, è tutti i miei colleghi della zona industriale. Quello che vi mostriamo adesso è il nascituro stabilimento della PCM4. Qui non si produrranno componentistiche delle cosiddette marmitte come negli altri stabilimenti, ma si produrranno tramite sofisticati macchinari dediti allo stampaggio le parti esterne di auto di lusso e non solo. Un lavoro talmente certosino che la PCM affiderà totalmente ad operai e donne. Sono previste 30 nuove assunzioni e lo stabilimento, dove sono stati installati già i primi macchinari, aprirà entro la fine di giugno. 10.000 metri quadrati, con accanto questo capannone da 2.000 metri quadrati che funzionerà da magazzino. Una PCM4 pensata per le donne, visto che sono previsti servizi e spogliatoi ad hoc, e sopra verrà realizzata anche un'area mensa per la pausa pranzo. Ma in una scala di priorità per questa area industriale, cosa c'è al primo posto in assoluto per le imprese? Ma non ti devi preoccupare che va tutto bene. I collegamenti con Roma. Oggi siamo costretti ad avere l'A24 per andare a Roma, con tutti i pro e i contro, e
per andare a prendere un aereo per portarti in Europa deve andare a Fiumicino. Noi siamo costretti a partire 4-5 ore prima. Perché? Perché non c'è una ferrovia veloce che colleghi Pescara a Roma, come c'è fra Torino e Milano, fra Milano e Bologna, fra Bologna-Firenze, Firenze-Roma, Roma-Napoli. Non c'è. Oggi in tre quarti d'ora uno potrebbe arrivare a Roma con una ferrovia veloce e poi di conseguenza spostarsi a Fiumicino. Oggi no, oggi siamo costretti a partire 4 ore e mezza prima, pensando che se tutto va bene sull'annulare non ci blocchiamo e perdiamo l'aereo. Questo è uno dei tanti infrastrutture che potrebbero servire, no? Come la stessa ferrovia che ci porta al nord. Si ferma a Bologna la ferrovia veloce. Sì, c'è il Frecciarossa che arriva fino a Bari, ma di Frecciarossa non so cosa abbia, forse l'ha scritta sul treno. Anche perché non si ferma in tutte le stazioni, non abbiamo una stazione qui vicino, dobbiamo andare a Pescara. E siamo un po' limitati, su questo siamo un po' limitati. Poi l'aeroporto d'Abruzzo, per quello che ci possa servire, anzi adesso hanno rimesso il volo su Milano. Prima non c'era neanche il volo su Milano. Allora lei perché continua a investire in questa zona? Perché io sono ormai abruzzese, anche se sono di origine siciliana, credo di essere abruzzese ormai. E quindi è una zona che, le dico, è una zona che dove ci vivo bene, dove ho fatto crescere i miei figli e i miei nipoti. E ci credo ancora. La Valle del Tubo è un'eccellenza dell'automotive, ormai questo è accertato, perché se marchi automobilistici del calibro della Ferrari, Lamborghini, Maserati si servono delle aziende terziste della Valle del Tubo, evidentemente un motivo c'è. C'è un motivo, no? Sì, quello che non va è che, ripeto, come dicevo prima, che è una zona che non riesco a comprendere il perché non abbia la meritata osservazione come le altre zone industriali della regione Abruzzo. Troppi pochi lavoratori, troppe poche aziende. Troppi pochi non direi, perché sono più di 1500 lavoratori e si stima che devono anche continuare a crescere. Se noi pensiamo che la PCM si sta allargando, mettendo la PCM 4, quindi avrà bisogno di nuove maestranze. Difatti io non riesco a comprendere come questi imprenditori sono da santificare, perché dovrebbero andarsene, invece continuano ad investire nonostante gli schiaffi che prendono da tutti. Però rischia. Se un imprenditore continua ad investire su questa zona, sicuramente perché un vantaggio ci deve essere. Ma c'è questo vantaggio secondo me? Il vantaggio gli imprenditori lo hanno, perché noi abbiamo delle manodopera specializzata veramente nel settore molto alta. Ci sono dei lavoratori bravissimi, lavoratori e lavoratrici che ruotano nel settore dell'automotive, sono molto bravi. Però avete fatto così tanta fatica, lei Boccanera, ad ottenere ad esempio il tavolo per l'automotive. Ma perché secondo lei? Perché non continua o perché abbiamo fatto fatica? Perché poi qui c'è, come dire, il problema è esattamente questo. Noi abbiamo fatto uno sforzo importante, io credo, mettendo anche una collettivamente, cioè cercando di appunto allargare collettivamente il problema e cercando di far capire a tutti che il problema di un'area è il problema della collettività, perché se mancassero posti di lavoro sarebbe un problema sociale per tutti, così come se mancassero qui investimenti, come stanno mancando in prospettiva, sarà un problema per tutti. Abbiamo avviato delle interlocuzioni che sono state interrotte l'ultima volta per via delle votazioni, perché insomma, qualcuno temeva che ci potessero essere delle strumentalizzazioni politiche. Ecco, io credo che c'è un dato oggettivo, io credo che in questo caso non possiamo coinvolgere la politica pensando che possa strumentalizzare il problema. Noi dobbiamo coinvolgere tutti per il proprio ruolo la politica per responsabilizzarla di una situazione che non vogliamo diventi un problema più gravoso di quello che è. La nuova sede di Aera, azienda che produce veicoli elettrici, sorgerà a Mociano Sant'Angelo all'interno dell'area ZES. Un'azienda del tutto made in Italy che darà lavoro a circa 500 persone.
stabile che verrà costruito nella zona di Mociano Stazione, intervento che avrà la durata di circa un anno e sorgerà tra la SS16 e la Teramo Mare in una vasta area di proprietà comunale. Ma delle regioni con know-how diciamo, dell'automotive e del settore del carbonio, che è un materiale per noi molto importante, la zona più fattibile per noi è l'Abruzzo. Di know-how c'è un po' anche in Emilia Romagna ovviamente, ma diciamo, la regione dell'Emilia Romagna è una regione ormai satura. L'ammontare di personale che dobbiamo prendere per i numeri che dobbiamo produrre è difficile in quella zona lì. Quindi l'Abruzzo sposa sia il know-how ma anche la fattibilità di personale e di crescita rispetto ad altre regioni ormai più sature in questo senso. E quindi questa è la ragione principale, diciamo. Noi, diciamo, la prima fase di attività con i due modelli iniziali in cui iniziamo, stimiamo che abbiamo bisogno di circa 500 persone in sito produttivo. Questo si andrà ad aggiungere poi all'atto tecnologico di know-how più avanzato. Non è una minaccia, noi siamo abituati a valutare le situazioni con raziocinio. Le valutiamo nell'interezze, perché ci sono possibilità positive, situazioni positive, e quelle bisogna muoversi per poterle realizzare, ma ci possono anche essere delle relative minacce e lì ti devi mettere in sicurezza. Quindi io penso se arriva o non arriva, perché ancora oggi non sappiamo se ci sarà questo stabilimento. Si parla di 500 assunzioni. 500 assunzioni per partire. Si parla di arrivare poi a 1000 e sarebbe un toccasana. Secondo voi ci sarà una campagna acquisti su questa zona? Oh, benissimo, bravo, vedo che mi hai anticipato sul discorso. Allora, io intanto valuto gli aspetti positivi, poi arriviamo a quelli che possono essere gli aspetti negativi. Gli aspetti positivi, uno su tutti, l'occupazione. Parti con 500 occupazioni, due. Io penso che se ERA si stabilisce in questa zona a Mociano, al di là di interessi che poi possono anche essere altri, io non ci voglio entrare sicuramente sarà anche perché a meno di 10 km ha un'eccellenza come la Valle del Tubo, aziende terziste dell'automotive. E noi sappiamo benissimo che oggi come oggi la tempistica nelle forniture, nei rifornimenti, e quindi per loro penso sia un'occasione. Ripeto, qui ci sono aziende che lavorano con la Ferrari, Lamborghini, Maserati, figuriamoci, penso che loro lo sappiano e quello penso che sia un motivo per cui si installa qui. Logisticamente è una scelta azzeccata. Io credo di sì, c'è la fornitura a chilometro zero praticamente, quindi voglio dire... Cioè... Ma soprattutto a meno di un chilometro dall'autostrada. Esatto. Passiamo agli altri aspetti positivi. No, però ce ne sono altri positivi. Due positivi. Appunto, il fatto che se loro si serviranno delle aziende qui nella Valle del Tubo, dà maggiore sicurezza anche per i posti di lavoro, o magari aumento di altri posti di lavoro, quindi aggiuntivi qui nella Valle del Tubo da aggiungere a quelli di ERA. Perché in teoria dovrebbe aumentare la produzione. Esattamente, perché se tu dai nuove commesse hai bisogno di nuovo personale per smaltirle, quindi sarebbe un discorso virtuoso da quel punto di vista. In più il peso che hai è davanti con le istituzioni, perché noi sappiamo che i numeri contano per pesare, come hai detto tu Marsilio, o comunque chi per lui... è come se in Abruzzo ci fosse solo il polo di Chieti, eccezionale, importante, la Sebel dà anche tantissimo lavoro qui noi, ma noi siamo il secondo polo in Abruzzo, meriteremmo un po' più di attenzione, credo. Noi riteniamo che qui bisogna fare delle scelte in prospettiva, che in questo momento non si stanno svolgendo, riteniamo che bisogna fare una rete. Anche rispetto insomma, abbiamo assistito a fine anno ad una conferenza stampa importante in pompa magna, dove ci dicevano che sarebbe stata avviata la costruzione di una grande azienda che avrebbe costruito auto elettriche, per cui parliamo di carbonio, parliamo di materiali importanti, parliamo di professionalità importanti che qui ci sono, ma vogliamo sapere esattamente che cosa sta facendo la politica per creare delle sinergie, non depauperare un territorio, non depauperare anche quelle fabbriche che abbiamo, perché quello che potrebbe accadere è anche questo, e cioè semmai dovesse aprire, e io mi auguro, perché da lì non abbiamo ascoltato più niente, per cui insomma ci auguriamo di sapere presto quale sia l'effettivo destino di quell'area a Mociano, potrebbe però accadere
perché nel reclutamento del personale magari alcuni lavoratori potrebbero scegliere di andare a lavorare in un'altra azienda. 5 anni fa io presi contatto con questo territorio che stava vivendo il dramma del fallimento di un'azienda importante proprio in questo settore, era la TR di Colonnella, che produceva telai in fibra di carbonio, quindi un'azienda molto innovativa e avanzatissima che forniva i migliori player nazionali e internazionali del settore. Che 5 anni dopo arrivi un'azienda che mette in campo una fabbrica che produrrà, secondo le intenzioni, fino a 25.000 veicoli l'anno, con centinaia di nuove assunzioni da prevedere da qui a 2 anni, e una produzione concreta che sfornerà questi veicoli a partire dal 26, è una grande notizia per il territorio. Inverte anche quella sensazione che si era avuto soprattutto nella provincia della Mana, che l'innovazione, la transizione ecologica, il passaggio verso l'elettrico avrebbe tagliato una parte dell'industria automobilistica del territorio molto legata al motore endotermico. Quindi questa presenza crea un'inversione di tendenza e dà anche un respiro importante al fabbisogni occupazionali del territorio, e dimostra quanto l'Abruzzo sia oggi avanti nel processo di transizione nel settore dell'automobile. Peraltro la produzione di nuovi veicoli in Abruzzo consolida il primato abruzzese nella produzione di veicoli in Italia. Siamo la regione che produce più veicoli, mettendo insieme i furgoni, i veicoli commerciali che si producono da Tessa, e questa nuova produzione che sta partendo, e questa è un'altra buona notizia per la nostra regione. Ah sì, questa è una cosa incredibile. In quella sede il presidente Marsiglio parlò anche, in quella conferenza stampa, provò anche a parlare di ATR. Poi io mi ricordo molto bene che dell'ultima volta che vedemmo il presidente Marsiglio con i lavoratori di ATR e di Beko, se ci ricordiamo queste due aziende, Beko non si occupa di automotive, però era su quella vertenza, il presidente ci disse che la regione non era lì a risolvere vertenze. Poi però l'ATR viene presa quando bisogna ovviamente parlare di altro e rilanciare qualcosa. Se la regione non deve risolvere vertenze, e questa è la provincia con il più alto numero di vertenze attive, cosa dovrebbe fare? Ah, ce lo chiediamo anche noi, in modo molto provocatorio ce lo chiediamo anche noi. Io tra l'altro, insomma, a me il termine di risorse umane non ha mai convinto. Io credo che qui ci sono lavoratrici e lavoratori che hanno altissime professionalità, lo hanno sempre dimostrato. Non a caso le aziende che noi abbiamo citato, l'ATR, un'azienda che ha avuto un'occupazione importantissima superando le 1.000 lavoratrici e lavoratori, parliamo qui di un'azienda importante che fa componenti per l'auto, senza le quali appunto avrebbero difficoltà le auto ad approvvigionarsi, per cui noi parliamo di effettivamente di grandissime competenze. Ed è evidente appunto che bisogna creare una rete con gli interlocutori, con i protagonisti, diciamo, di quelle che sono le scelte politiche di un territorio, dalla regione, ripeto, alla Confindustria, passando per i sindacati, l'osservatorio dell'automotive, l'ARAP, cioè tutti coloro che possono dare il proprio apporto rispetto a chi rappresentano in un tavolo del genere, per evitare che venga depauperato un territorio, ma soprattutto per rilanciarlo in quella che è una sua vocazione. Non a caso questa si chiama Valle del Tubbo, non a caso questa si chiama Valle del Tubbo. Attenzione, e ci tengo a precisarlo, Valle del Tubbo non è stata coniata dai sindacati, sono loro, cioè sono imprenditori che la chiamano così, pertanto. Muoviamoci conseguentemente, cioè diamo, siccome il linguaggio è sostanza, cerchiamo di farla effettivamente, di continuare ad essere la Valle del Tubbo. La preoccupazione mia è che sia un bluff, spero di no, perché è un'azienda che viene a investire con 500 dipendenti, non fa schifo a nessuno. Il problema è un altro: se deve venire ad investire questa azienda, la paura che forse ho io, ma molti imprenditori poi secondo me hanno anche loro, è che questa azienda non venga a depauperizzare le professionalità. Se deve venire questa azienda, ben venga, con tutto il supporto delle parti sociali, perché il lavoro qui da noi è sacro, è santificato, ma deve venire per rioccupare quelle persone che oggi non sono occupate. Parlo ex lavoratore ATR, ex lavoratore di Beko, ex lavoratore di Betapens. Quindi deve venire. Che venga a fare campagna acquisti? Che se viene a depauperare quelle aziende per carpire le professionalità, praticamente non abbiamo fatto niente, perché abbiamo solo spostato i carri armati, come faceva Mussolini.
Quindi deve venire con quelle buone intenzioni, se verrà. Io fino ad oggi non ho sentore di questo, perché pare che devono partire, però non si sa se partiranno, quando partiranno, se hanno cominciato i lavori, se non hanno cominciato. È tutto fermo, siamo a maggio 2024, ricordo. Se non erro, Marsiglia aveva detto che la prima macchina sarebbe stata prodotta nel 2026, se non mi sbaglio. Io non riesco a comprendere in 2 anni come facciano, a meno che non sono dei maghi della burocrazia, perché poi quello che lamentano gli imprenditori è appunto la burocrazia, che è molto annosa, quindi non riesco a capire come faranno. Ma detto questo, ecco, la preoccupazione è quella che non vengano, cioè che non vengano a ricollocare chi non è collocato, ma a fare ben altro. Aera, a dicembre scorso, è stata presentata come la prima startup europea delle vetture elettriche di alta gamma. Si disegnerà a Mociano Sant'Angelo quindi l'impiantistica dei veicoli elettrici, con un design aerodinamico esclusivo, con una batteria che garantisce 800 km di autonomia e che è apribile e riparabile. Per la seconda metà del 2026 si conta di far partire la produzione, che sarà a pieno regime per il 2028. Ecco alcuni numeri di questo progetto. Uno stabilimento da 95.000 metri quadrati, oltre 500 le unità lavorative previste, circa 540 milioni di euro di investimento. Quando abbiamo realizzato le interviste per questa puntata di Occhio, non era ancora accaduto quello che ci si aspettava a livello burocratico per concretizzare il progetto annunciato a dicembre di un anno fa, e cioè l'approvazione in Consiglio Comunale, avvenuta lo scorso 17 maggio, dell'atto propedeutico che va a disciplinare la modalità di gestione delle aree pubbliche per l'insediamento di Aera a Mociano Stazione, e quella che vi facciamo vedere è l'area su cui sorgerà. C'è grande attesa, cosa ci dobbiamo aspettare, Presidente? Ci dobbiamo aspettare quello che è il risultato di una grossa occasione, di una grossa opportunità che tutto il territorio si attende, e anche qui mi piace dire non solo teramano ma abruzzese. Sarà un orgoglio per tutta la regione quello di avere questo produttore, questa start-up che diventerà un grosso produttore di autoveicoli elettrici proprio qui a Mociano. Nulla da temere rispetto a quell'insediamento, perché c'è magari qualcuno che teme che vadano a pescare poi per assumere personale, ad esempio nelle aziende vicine, in primis quelle dell'automotive di Villa Zaccheo? È un timore esagerato secondo lei? Io uso sempre a rispondere a questa domanda che queste non possono essere timori che ci spaventano, queste sono solo grandi opportunità e come tale vanno affrontate. È vero che questa azienda andrà ad assumere o ad integrare il proprio organico con qualcosa come 400-500 persone, ed è vero anche che al momento queste persone non sono completamente disponibili sul nostro settore, ma se ci spaventa il fatto di doverle mettere a disposizione a tal punto da fare in modo che questa azienda non atterri più qui, non è questo il nostro lavoro. Il nostro lavoro è quello di fare in modo che questa azienda trovi un cuscinetto qui dove dormire sonni tranquilli, quindi trovi manodopera specializzata. Ovviamente la manodopera che troverà non sarà in grado di soddisfare tutte le sue necessità, ma quello che noi possiamo fare è quello di fare in modo che sia con gli istituti tecnici locali, sia con degli istituti di formazione che ci sono in zona, di fare in modo che si metta a disposizione la maggior parte dei tecnici di cui hanno bisogno, evitando di rubare questo tipo di figure tra un'azienda e l'altra. Per questa sera, con questo viaggio nella Valle del Tubo, noi ci fermiamo qui, rimaniamo in attesa di potervi raccontare la posa della prima pietra del nuovo stabilimento che produrrà veicoli elettrici a Mociano Stazione, l'apertura dello stabilimento della PCM4, dove andranno a lavorare soltanto operaie e donne. Rimaniamo in attesa di conoscere quanto del carriere di doleanze che si è levato da Villa Zaccheo l'ARAP in primis, ma tutti gli enti interessati raccoglieranno appunto le problematiche e proveranno ad attivarsi per dare delle risposte, soprattutto in termini di servizi e infrastrutture. Rimaniamo in attesa anche che il presidente dell'ANCI, il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, riconvochi al più presto questo tavolo sull'automotive teramano. Qui siedono anche altri sindaci dei comuni in cui insistono le aree
industriali, ma vi siedono anche i sindacati, Confindustria e la stessa ARAP. Rimaniamo in attesa, come vorrebbero tanto gli imprenditori di Villa Zaccheo, che il nuovo assessore regionale alle attività produttive, Tiziana Magnacca, faccia visita a questa che resta comunque un'area legata all'automotive che, come abbiamo detto all'inizio della puntata, traina il PIL regionale. L'automotive non si esaurisce nella sola Val di Sangro. Noi ci fermiamo qui, prima di vederci giovedì prossimo, e ringraziandovi per averci seguito anche questa sera, ci lasciamo con questa domanda. Grazie e buona serata. Nascerà mai un polo automotive delle aziende della Mane, come avviene nel Chietino? Non credo, con la mentalità che abbiamo qui non credo. E potrebbe essere una sconfitta questa per questo territorio a livello industriale, secondo lei? Sì. Sì. E resterò sia che le cose andranno per un verso buono oppure andranno un po' così così, farneticando all'infinito sui per come, sui per cosa e sui per chi, perdendomi in un labirinto tra i miei tanti no, magari troverò di certo qualche sì, spero di sì, e dedico anche a chi mi vuole male questo mio finale di canzone, la ra ra, la ra ra.